Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci occuperemo di uno scrittore, biografo e filosofo greco che ha operato alla fine del periodo ellenistico e ha lasciato un grande segno da un punto di vista pedagogico, in quanto lungo gli strascichi dell'ultimo periodo dell'ellenismo e quindi dell'ellenismo pedagogico, ha evidenziato con le sue opere quanto fosse importante il discorso della formazione. Plutarco, infatti, come nel pieno dell'epoca ellenistica, pone l'accento e il focus della sua attenzione su quanto sia importante la pedagogia dell'imitazione, e cioè il fatto di avere delle figure di riferimento, dei modelli di riferimento, dei modelli di virtù ai quali potersi ispirare e poter crescere quindi i propri ragazzi, i propri giovani, ispirandosi a questi modelli. Nella sua opera Le vite parallele, infatti, Plutarco descrive tantissime biografie di grandissimi uomini ai quali i ragazzi si possono ispirare proprio come modelli, non soltanto di virtù, ma anche all'attuazione pratico di comportamenti per raggiungere alti livelli di formazione e per operare al meglio nella società. Però un'altra opera di paternità incerta che comunque è stata attribuita alla figura di Plutarco è il De Liberis Educandis, e in quest'opera si evince quali siano proprio tutti i fattori fondamentali per l'educazione e nei quali l'autore specifica quanto sia importante proprio l'educazione morale. In quest'opera è sottolineato quanto sia importante l'obiettivo dell'educazione, l'obiettivo finale dell'educazione, che deve coincidere proprio con la formazione morale del carattere di ogni singolo ragazzo, e questa formazione deve costruirsi attraverso la fusione di tre fattori fondamentali, partendo dal presupposto comunque che l'autore sottolinea quanto sia importante che tutti e tre questi fattori si completino l'un l'altro e che uno non possa fare a meno dell'altro, e sono infatti l'inclinazione naturale, l'insegnamento dei precetti e l'esercizio. Si completano l'un l'altro perché la natura, l'inclinazione naturale, senza comunque dei precetti da seguire, sarebbe cieca, e l'esercizio senza queste altre due componenti sarebbe comunque incompleto. Di conseguenza, a tutto quello che ho detto finora, il De Liberis Educandis è un po' un manuale che ci indica quali sono tutte le tappe da seguire nel periodo formativo e di educazione dei ragazzi. Infatti, nel libro è evidenziato quanto sia importante che questo processo cominci nell'esatto momento in cui una coppia decide di generare figli, cercando quindi di creare subito un ambiente che sia più sano possibile, che sia più formativo possibile. E per fare questo è sottolineato quanto sia importante avere un'alimentazione adeguata, avere dei domestici fidati e soprattutto delle brave nutrici. Ovviamente questo tipo di educazione presuppone anche una certa quantità di benessere da un punto di vista economico, e quindi è sicuramente un'educazione improntata sullo stile aristocratico. Per quanto riguarda invece le fasi successive, che si possono comunque evincere da questo libro, Plutarco si distacca da quella che era l'educazione tipo del tempo e quindi l'educazione ellenistica, in quanto dice che il maestro che deve subentrare molto presto nelle vite di questi ragazzi deve essere una persona irreprensibile, valida e culturalmente molto preparata. Infatti, in epoca ellenistica spesso questo ruolo veniva ricoperto da schiavi che non erano molto abili al lavoro, ma che comunque avevano un minimo di base culturale, oppure insegnanti di dubbia qualità. Invece Plutarco sottolinea quanto sia importante che questo maestro abbia delle qualità veramente importanti, come abbiamo detto appunto, delle qualità da un punto di vista morale, cioè che sia irreprensibile e che sia culturalmente preparatissimo. Il curriculum formativo che viene fuori dalle pagine del De Liberis Educandis è un curriculum formativo di tipo umanistico. Questo vuol dire che una volta date le basi del sapere ai ragazzi, quindi intorno ai 12 anni, bisogna introdurli all'insegnamento della retorica. Questo aiuterà i ragazzi non soltanto ad avere un linguaggio adeguato, ma anche a essere consapevoli di poter utilizzare lo strumento della parola per convincere gli altri e per affascinare il proprio pubblico. Ma aiuterà i ragazzi stessi a sviluppare le proprie capacità di pensiero e di riflessione e a diventare consapevoli dei propri valori morali. Il succo di tutto questo è che il giovane faccia sue un po' tutte quelle che sono le arti liberali e arrivi poi all'apice di queste arti con lo studio e la comprensione della filosofia. Chi non arriva allo studio della filosofia rimane un po' arenato, secondo l'autore, a quelle che sono le altre discipline e che rimangono distaccate tra di loro, in quanto la filosofia ha questo potere di poter in qualche modo amalgamare tutte le discipline tra di loro fino ad arrivare alla comprensione del fine morale dell'educazione. Oltre all'importanza della filosofia, comunque nel De Liberis Educandis si evince anche quanto sia importante
importante rispettare il proprio corpo e quindi fare molta ginnastica in modo tale che si possa costruire anche un corpo sano e robusto. E con questo l'autore sottolinea quanto sia importante che in medicina e ginnastica si occupino della salute e del corpo di ognuno di noi, ma è che è solo la filosofia che può disciplinare le nostre passioni e curare l'infermità dell'anima. Un altro aspetto che emerge dallo studio del De Liberis Educandis è quello del metodo. Il metodo deve essere infatti un metodo disciplinato e rigoroso, in modo tale che si possa arrivare a non dare dei castighi, ad esempio corporali, a favore invece di un approccio più verbale basato sul richiamo, sul premio qualora il ragazzo lo meriti e sull'appello al senso dell'onore. In questo metodo viene proprio fuori la visione del ragazzo, che non deve essere un vaso da riempire di tante nozioni, di tante informazioni e di tanti dati, ma invece deve essere stimolato, quindi deve essere un legno che va acceso. Bene, con questa visione dell'educazione di Plutarco, che comincia ancor prima della nascita del bambino e prosegue poi fino ad arrivare con le varie tappe all'apice, quindi all'insegnamento della filosofia come congiunzioni di tutte le altre discipline, il mio discorso di oggi è finito. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima.